Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Match e Traditional. Oggi voglio spiegarvi un po' di cose su queste due tecniche. Se sono indispensabili tutte e due, se basta una, se è meglio una, se è meglio l'altra, vi spiego un po' di cose. Allora, io mi ricordo quando sono andato in accademia da Furian, ho detto: sì, io arrivo lì, la match già la so, voglio imparare bene la Traditional perché le voglio sapere tutte e due, queste tecniche perché è importante, così faccio vedere che le so tutte e due. Poi sono arrivato da Furian e ho capito che non sapevo usare neanche la match. Quindi ho detto: aspetta, prima impariamone una, poi vediamo. Forse la traditional si farà. Ma facciamo un passo indietro. La traditional da dove nasce e la match da dove nasce? La traditional non nasce perché per uno studio particolare, nasce per esigenze. Quando in passato cos'è? Si facevano le marce, in realtà le marce si fanno ancora adesso, ma in passato qual era il problema? Che chi suonava il tamburo e doveva camminare mentre suonava, si portava il tamburo addosso, nel senso se lo portava dietro. Però una volta era diverso da come adesso, nel senso una volta si mettevano il tamburo come riuscivano in pratica, quindi il tamburo non era perfettamente dritto come riescono a metterlo adesso, ma praticamente rimaneva storto, come se il mio pad fosse il tamburo e rimaneva in questo modo qua. Con la mano destra, ok, nessun problema. Riuscivano a suonare, ma con la mano sinistra era un casino. Perché? Perché se loro avessero dovuto suonare, avrebbero dovuto fare questo movimento qua del gomito. Quindi ha detto: aspetta, se io il gomito lo lascio giù e cambio il modo di suonare e suono in questo modo qua, io sono rilassato e la mia bacchetta è giusta, è perfetta per l'angolazione del tamburo. Quindi la traditional nasce proprio per una questione di esigenza. Per suonare il tamburo mentre si camminava, bisognava per forza suonare in questo modo, altrimenti sarebbe stato troppo scomodo. Poi, dopo un po', quando anche nelle marce si è incominciato a avere il tamburo perfettamente piatto e comunque a mettere il tamburo nell'angolazione in cui si voleva, molti hanno incominciato a usare la match. Cioè, cosa vuol dire? Hanno detto: aspetta un attimo, la mano destra mi sembra molto più comoda della mano sinistra. Quindi adesso la sinistra, dato che non ci serve più per questa angolazione qua, giriamola come la destra, così da avere le mani perfettamente uguali. C'è sempre qualcosa dove sei. Chiusa questa parentesi storica, capiamo un po' di cose. Molte volte sento dire: la traditional va bene per suonare jazz, la match va bene per suonare rock, funky. Allora, no. Per prima cosa, con queste due tecniche si può fare tutto. Va benissimo suonare jazz in match, va benissimo suonare rock in traditional. Vai a dire a Virgil Donati che non suona bene rock o progressive o quello che fa. Virgil Donati suona in traditional. Cosa gli dice Virgil Donati? Poi, in realtà, per alcuni versi, volendo, ci può anche stare. Perché se noi pensiamo al jazz, questa è una cosa che mi aveva detto proprio Furian, quando si suona jazz in traditional, le ghost molte volte si fanno in questo modo qua, dando alla bacchetta molta angolazione rispetto alla pelle, cioè in questo modo qua. Mentre in match si fanno normalmente come siamo abituati. Questa effettivamente è una roba positiva della traditional perché comunque il suono che riusciamo ad avere dalle ghost fatte in questo modo non riusciamo ad averlo con la match, o comunque dovremmo fare questo ed è veramente scomodissimo. Altra cosa positiva della traditional nel jazz è la questione spazzole che non ho. Vabbè, soprattutto per la sinistra fare questo movimento è molto più semplice perché nelle spazzole si usa molto questo movimento qui di chiusura delle dita, e con la match è molto più difficile riuscire a fare questa cosa. Però tutte queste cose che vi sto dicendo, in realtà molti batteristi mi direbbero: sì, ma a me che cavolo me ne frega, io suono benissimo con le spazzole, suono benissimo le ghost e suono match. Infatti, soprattutto per chi comincia, vorrei dare un consiglio: non vogliate studiare subito tutte e due le impugnature, perché per prima cosa, a parte che vi incasinate, cioè se incominciate e ogni esercizio lo studiate sia in un modo sia nell'altro, è un casino pazzesco, non ci capite più niente. Poi, in generale, comunque, quando incominciate a studiare, io quello che consiglio di solito è studiare la match, perché le mani sono uguali. Quello che bisogna migliorare con la destra, bisogna migliorarlo anche con la sinistra. Le sensazioni che dobbiamo avere, le dita, come sono posizionate, tutte queste cose sono uguali per la destra e per la sinistra. Quando si va a suonare in traditional, invece, la destra fa una cosa, quindi bisogna studiare certe tecniche con la destra che ci sono per la sinistra, ma hanno completamente movimenti diversi. Quindi, secondo il mio parere, cominciate con la match. Poi, dopo un po' di anni che suonate in match, se volete suonate in traditional. I movimenti quali sono? Così almeno, o se siete indecisi o se non sapete, capite un attimino quali sono i movimenti. Il movimento della match è molto semplice, in realtà è quello più intuitivo possibile. Braccia e mano rilassata il più possibile, i nostri occhi devono vedere il dorso della mano, e poi facciamo l'unico movimento possibile del polso, in realtà, che è quello di andare su e giù. Quindi braccio rilassato e
polso. Poi ovviamente ci sono delle tecniche in cui si usano le braccia, in cui si usano le dita. Nella match possiamo usare tutte quante le dita. Poi magari vi parlerò della finger technique più avanti. Se vi interessa fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E come ho detto, la match con la sinistra è la stessa cosa, quindi polso e dita. Per quanto riguarda la traditional invece è completamente diverso, perché la bacchetta va tra l'anulare e il medio in questo modo qui, due sopra, due sotto, e il pollice se ne sta, diciamo, per i fatti suoi, per tenerla comunque in questo modo. La bacchetta va tra il pollice e l'indice e il movimento è completamente diverso. Quello che devo fare è ruotare il braccio in questo modo, quindi non sarà più come prima ma sarà una rotazione. Il fatto è che se noi usiamo traditional dobbiamo usare il polso per la mano destra, la rotazione per la mano sinistra, quindi diventa abbastanza complicato anche come coordinazione se partiamo subito in traditional. Per quanto riguarda le dita, qui si usa principalmente il pollice, cioè io posso aprire tutta la mano e utilizzare il pollice per far rimbalzare la bacchetta. Quindi basta, spero di avervi detto un po' di cose, spero di avervi chiarito le idee su queste due tecniche diverse e fatemi sapere qui sotto che cosa usate voi. Magari mi dite, io le bacchette le prendo così e mi trovo benissimo. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, di andare sul sito Castube dove ho scritto un piccolo articolo su questi due tipi di impugnatura, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!